Ieri è arrivato su Amazon Prime Video Star Trek Lower Decks, una serie animata di Mike McMahon, noto come scrittore e produttore di Rick e Morty, e miei dei, la mano si vede e come. Vengo subito al punto, che tanto lo so che aspettate solo quello e ve ne fregate delle numerose grafiche che qui attorno a me vi spingono ad agire per supportarmi e seguire Fantascientificast. Questa serie animata di Star Trek è ovviamente meno intrigante e coinvolgente di Rick e Morty, non è perfetta e può sembrare troppo irriverente o assurda rispetto a quello che alcuni fan si possono aspettare, ma è comunque a mio avviso il miglior prodotto di Star Trek che sia stato concepito e realizzato negli ultimi 15 anni. Adesso che ho placato la vostra sete di conoscenza di ciò che penso, potete scannarmi come meglio volete. In realtà, affrontando la visione di questa serie, mi sono trovato a domandarmi: ma cosa vuole un fan trentennale da Star Trek oggigiorno? Questa domanda mi è nata non trovandomi ugualmente soddisfatto davanti ad un prodotto che incarna lo spirito di Star Trek, ma che al tempo stesso lo dileggia in maniera sapiente, facendone vedere i lati negativi. Parlo di una federazione umana e non utopica, dove non si può pretendere che per centinaia d'anni milioni di persone, comunque brave e volenterose, facciano sempre la cosa giusta. Ringrazio quindi McMahon per essere riuscito con questa piccola serie ad ampliare e attualizzare il messaggio utopico di Roddenberry, riportandolo alla nostra portata. Da notare che questo messaggio è presente fin dal primo episodio in maniera quasi impercettibile, per poi ampliarsi diventando ben visibile davanti a chi osserva la serie e palesandosi nel punto catartico dell'arco narrativo. Va detto che anche serie come Discovery o Picard hanno tentato di fare la stessa cosa, ma la qualità delle sceneggiature è così abbozzata e pressapochista da renderlo praticamente invisibile, se non peggio irritante quando si mostrano letterine sullo schermo. Come ho già detto però, questo Lower Decks non è perfetto e non lo è perché le trame di ogni singolo episodio sono molto sempliciotte e spesso un accavallarsi di mini trame sconnesse, montate però benissimo per occupare 25 minuti di ogni episodio, mantenendo alta l'attenzione dello spettatore. I problemi che si pongono sono assurdi quanto impossibili, come poi le relative soluzioni banali e quasi buttate lì, ma in fin dei conti questa è animazione e cose del genere ce le si può anche aspettare. Ovviamente lo stile è quello irriverente e sarcastico di Rick e Morty, ma molto più moderato e con, a dire il vero, proprio eccessive e inutili citazioni di qualsiasi cosa avvenuta in Star Trek, tanto che in certi frangenti queste citazioni sembrano presentarsi in ogni dove all'interno dell'inquadratura. I personaggi sono 4 primari e 5 secondari, ovviamente tutti i primari sono guardia marina, appena arrivati sulla Cerritos come l'Orionian Advana alla ricerca di una carriera scientifica, malati di ingegneria come il neo cyborg Rutherford, bramosi di far carriera come Boimler o degradati per insubordinazione come Mariner. Tutti i personaggi principali con cui subito riesci ad empatizzare e che riescono sempre a lasciarti qualcosa. Fatto diverso per i 5 ufficiali di plancia, di contorno, che sono abbastanza stereotipati, ad eccezione del capitano Carol, che per ovvi motivi verrà approfondito maggiormente. Troviamo quindi il primo ufficiale Jack, che sembra un incrocio tra Riker e Kirk, la Kaitiana T'Hana come ufficiale medico che richiama un personaggio gattoso della prima serie animata, l'ufficiale della sicurezza bejoriano Sax, che fa il verso a un Worf miscelato con Kira, e infine l'ingegnere Andy, che a dire il vero non appare molto spesso. Solo un appunto sul design della USS Cerritos, la nave dove si svolgono la maggior parte degli eventi. Ho amici fan sfegatati di Star Trek a cui scoppierà la testa pensando di essere obbligati a passare per le gondole di curvatura per arrivare alla sala macchine. La sicurezza prima di tutto. Penso sia arrivato il momento di un breve approfondimento senza spoiler di rilievo sulle trame di ogni singolo episodio. Se volete comunque evitare anche questo minimo spoiler, passate direttamente alle conclusioni seguendo l'apposito marcatore qui sotto. Primo episodio e subito si va con una situazione zombie sulla Cerritos. E già inizio a storcere il naso, ma è troppo divertente la scena del primo appuntamento in quel marasma.
Poi mi hanno colpito le cuccette lungo i corridoi, come nei sottomarini o vere navi militari. Secondo episodio lo si può definire alla ricerca del Klingon ubriaco ed è spassoso con un messaggio di fondo legato all'amicizia. Terzo episodio che prende in giro la tattica di allungare i tempi di lavoro per tenersi un margine di riposo. Assolutamente memorabile la lotta a petto nudo del primo ufficiale Jack e la citazione finale al capo O'Brien. Il quarto episodio sembra una presa in giro della burocrazia e del buonismo della Federazione, con una parte divertente sul voler ascendere ad una forma più evoluta da parte di qualche essere umano, e no, non appare Q, almeno non in questo episodio. Il quinto episodio è basato sulla diplomazia in vista della distruzione di una luna che sta cadendo su di un pianeta. Si possono vedere quindi negazionisti e complottisti in grande spolvero, ma la vera storia è d'amore fra Boimler ed una tenente di un'altra astronave. Il sesto episodio è tutto diplomatico, che fa vedere come la Federazione non voglia attaccare, sebbene palesemente provocata da loschi figuri che vogliono recuperare rottami di navi federali. A questo si intreccia in maniera rilevante un errore dei nostri guardiamarina sugli scudi. Appare anche il primo problema sul ponte ologrammi, un grande classico con Connie, un assistente in stile Clippy di Microsoft anni 90, che diventa cattivo verso il suo creatore. Nel settimo episodio arrivano gli ufficiali sostitutivi perché quelli della Cerritos devono andare altrove. Qui si verificano guasti al teletrasporto, altra ovvietà, astronavi che prendono vita, quelle piene di scherzi della natura e chi più ne ha ne metta. L'ottavo episodio è il processo, in cui i nostri guardiamarina ricostruiscono i fatti nel tentativo di salvare i loro 5 ufficiali in comando, ennesimo classico delle serie ormai classiche di Star Trek. Il nono episodio è un'avventura simulata sul ponte ologrammi creata da Boimler per aiutare Mariner a superare i suoi continui episodi di insubordinazione. Il finale però prepara l'episodio conclusivo. Ed eccoci appunto arrivati all'episodio 10, quello conclusivo, il migliore più ritmato, che però non vi spoilerò per nulla per non togliervi la soddisfazione. In conclusione, questa serie è un ottimo e breve diversivo per staccare e rilassare la mente, che se guardato in un certo modo lascia anche un suo segno. Ricostruisce molto bene le atmosfere comunque di TNG, ma che forse non rimane nel cuore di un vero fan che considera ancora il miglior prodotto stile Star Trek degli ultimi 15 anni, la serie The Orville, fatta però da McFarlane, estraneo del tutto al brand. Sicuramente questo Star Trek Lower Decks mi fa comunque tirare il fiato dopo le mie reazioni negative alle altre incarnazioni del brand. Intanto vi ricordo il mi piace di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, commentare e condividere questo video, perché alla fine questo canale è anche nelle vostre mani. Io spero veramente diate un'occasione a questo Star Trek Lower Decks e che arrivi in fretta la seconda stagione. Ciao!